Buonasera, benvenuti a questo primo incontro del ciclo Le sfide della contemporaneità. Io ho avuto l'onore della priorità in nome di una galanteria alla quale non siamo quasi più abituati. Io sono Donatella Lippi e insegno storia della medicina presso la Scuola di Scienze della Salute Umana dell'Università di Firenze. Non siamo ben rodati. Io sono Massimo Livi Bacci, ho insegnato per molto tempo argomenti demografici, una disciplina che si chiama demografia, alla facoltà di scienze politiche, prima alla facoltà di economia, e siamo qua per parlare, per discutere, per colloquiare su un tema certamente non allegro, che è quello delle pandemie. E quindi di nuovo cedo la parola a Donatella Lippi, che è una bravissima illustre storica della medicina, e che così ci introdurrà all'origine della parola, anche della semantica della pandemia. Grazie. Io comincerei con una definizione tratta dal Dizionario del Diavolo del giornalista e scrittore, una penna molto pungente, Ambrose Bierce, vissuto nella seconda metà dell'Ottocento, che alla voce epidemia dice: epidemia, sostantivo femminile, malattia a tendenza sociale e assolutamente sgombra da pregiudizi. Io credo che in questa definizione così pungente ci siano già dei concetti chiave di quelle che sono le epidemie e le pandemie, cioè il carattere sociale, quindi è il primo focus su cui dobbiamo insistere, e poi l'essere sgombra da pregiudizi, che è ovviamente una provocazione. Guardando retrospettivamente quelle che sono state le grandi epidemie del passato, che poi si sono trasformate spesso in pandemie, il primo pensiero è quello di risfogliare le prime pagine dell'Iliade, dove appunto il primo libro si apre con quella scena drammatica dell'epidemia che colpisce l'esercito acheo nell'epopea omerica. Agamennone ha peccato, la sua tracotanza, la sua ubris ha scatenato l'ira di Apollo, e Apollo, per punire gli achei, lancia con l'arco e con la freccia questo loimos, questa malattia che si può interrompere soltanto con il pentimento e quindi con la restituzione della figlia di Crise a suo padre. In realtà io ho già usato una parola, epidemia, che diventerà poi anche il titolo di una delle opere di Ippocrate, Epidemos, sul popolo, quindi malattia caratterizzante di una patocenosi ben precisa, malattia dominante in origine. E è stato scritto tanto sulla malattia che colpisce l'esercito acheo. Si era pensato all'antrace, ma le caratteristiche di questa malattia che colpisce improvvisamente, che dura pochi giorni, ha una mortalità elevatissima, colpisce prima gli equini e poi colpisce i cani e poi gli uomini, è stata interpretata come morva. E a supporto di questa interpretazione, questa zoonosi che appunto si trasmetteva dagli animali all'uomo per delle lesioni nella continuità della pelle, per dei graffi, delle scoriazioni, ha tutte le caratteristiche che coincidono con la descrizione che ne fa il poeta: queste pire su cui vengono bruciati i cadaveri, e poi la malattia, così come era comparsa, si spegne, vuoi per il pentimento di Agamennone, vuoi perché è una delle caratteristiche della morva.
la peste di Atene, probabilmente una causata dallo Staphylococcus aureus, la peste di Giustiniano, la grande peste nera del 1348, fino ad arrivare in anni molto più recenti alla diffusione della peste bianca, la tubercolosi, che ha riempito le pagine della letteratura e che ha conosciuto questa fortuna in senso filologico, che l'ha portata a essere tema di elezione anche della musica, oltre che appunto della letteratura e dell'iconografia, fino ad arrivare, credevamo che sarebbe stata l'ultima, alla grande pandemia di spagnola del 1918. Oggi stiamo vivendo un'altra realtà e leggendo proprio anche alcuni articoli scientifici, al più recente, era uno del 2006, dove appunto l'autore si chiedeva che cosa succederebbe se scoppiasse una pandemia adesso che non ci siamo più abituati, che i nostri sistemi sanitari non sono più programmati per resistere a questo tipo di patologie. Questo lo stiamo vivendo nella realtà dei fatti, proprio in questi, ancora dopo più di un anno e mezzo che siamo appunto colpiti da questa esperienza, e darei appunto il là al collega, proprio perché quando si vivono le cose in prima persona non si ha forse la distanza storica giusta per giudicarle con obiettività. E allora, quando si parla di globalizzazione e pandemie, c'è tanto di vero, ma c'è anche tanto di falso. Bene, grazie Donatella. Mi sembra più di un là, una bella introduzione sull'argomento. Questione della globalizzazione, la prendo un po' alla lontana per poi riavvicinarmi. Si dice... una delle cose che vengono dette comunemente è la pandemia di Covid-19 è in realtà il risultato della globalizzazione del mondo e il risultato anche dell'intrusione degli umani nella natura, e quindi è come una specie di vendetta della natura, si potrebbe dire, risalendo all'inizio dell'Iliade, no? È come una vendetta degli dèi in qualche modo. Vi volete globalizzare, volete andare dappertutto per il mondo, si moltiplicano i rapporti, i traffici, gli scambi, e il risultato è che quando arriva un morbo, questo qui si diffonde rapidissimamente. Vero, nel senso che l'epidemia di Covid è una pandemia che si è diffusa rapidamente, ma nel passato anche è avvenuto lo stesso. Quando noi si pensa alla grande peste nera del 1348, che arriva dalla Mongolia, arriva dall'Estremo Oriente, in realtà attraverso le migrazioni dei mongoli, attraverso l'assedio dell'emporio genovese sul Mar Nero di Caffa, che viene in qualche modo assediato dalle soldatesche mongole, e entra, diciamo, il morbo, la patologia entra nel sistema commerciale genovese, delle galere genovesi le portano in Italia, le portano a Messina, e poi da Messina si diffonde, risale la penisola, va verso la penisola iberica, verso la Francia, verso l'Inghilterra, verso la Germania, e nel giro di tre o quattro anni praticamente si diffonde in tutta l'Europa, anche in Russia, quindi ritorna quasi all'indietro verso la Mongolia. Quindi c'era già, senza la globalizzazione moderna, le pandemie giravano rapidamente per il mondo, e questo noi lo troviamo in tanti altri casi. Il vaiolo è un altro caso. Il vaiolo era sempre, per esempio, il vaiolo in America viene reintrodotto continuamente dall'arrivo di ammalati che vengono dall'Europa.
a partire dal XVI secolo in poi, viene reintrodotto, perché il vaiolo per sostenersi ha bisogno di grandi collettività che mantengono, diciamo, in qualche modo il pool della patologia, e di nuovo la globalizzazione anche lì rinnova in continuazione queste ondate di vaiolo. Il colera asiatico cosiddetto gira per tutta Europa nell'Ottocento. La stessa spagnola, come sapete, spagnola, in realtà poveri spagnoli non c'entrano per niente. La spagnola non nasce in Spagna, nasce presumibilmente negli Stati Uniti, e i primi sintomi si hanno negli acquartieramenti delle truppe americane destinate all'Europa nel 1917 nel Kansas, e poi con queste truppe approda, diciamo, in Inghilterra e in Francia. E poi c'è una variante sul ceppo originale, che era un ceppo piuttosto blando, una variante alla fine della guerra, alla fine poco prima del trattato della fine del conflitto, quindi nel settembre-ottobre c'è una riviviscenza di questa nuova, e nel giro di pochi mesi la spagnola fa il giro di praticamente di tutto il mondo. Quindi non ci sono aerei ancora, se non pochi aerei, ma non c'è aviazione commerciale, ma nel giro di poco tempo la spagnola diventa una malattia, un'epidemia, una pandemia che arriva in Sudafrica, arriva nel Sud America, arriva in Australia, e quindi coinvolge tutto il mondo. Quindi la globalizzazione, diciamo, è sicuramente il mondo attuale, che è legato da infiniti viaggi, incontri, migrazioni, spostamenti delle popolazioni, certamente favorisce la diffusione, il Covid ha avuto degli acceleratori nei grandi plessi urbani, nella Lombardia e in Milano, Parigi, l'area di Londra, San Paolo del Brasile, Città del Messico, New York, sono stati dei grandi focolai che hanno aiutato la diffusione, ma non hanno aiutato la diffusione perché erano grandi spazi metropolitani pieni di rapporti personali e di scambi con le altre popolazioni, quindi fungevano da centrali di diffusione e di distribuzione. Quindi la globalizzazione c'è sempre stata, e l'antidoto contro quasi tutte le pandemie è stato uno solo fino a oggi: la fuga, il distanziamento. Questo è stato il modello, cioè si scappa dalla pandemia, chi ha i mezzi se ne va, i ricchi nobili fiorentini o le classi alte fiorentine nel 1348 se ne vanno in campagna, Boccaccio se ne va, i suoi donzelli e donzelle se ne vanno sulle colline fiorentine. Quindi il distanziamento è stato da sempre la grande protezione, diciamo, contro la diffusione del contagio. Mi fermo, perché forse tu, Donatella, puoi inserirti qua. Ha citato la fuga, hai citato giustamente il Boccaccio, i donzelli e le donzelle, questa visione così idilliaca quasi di questa fuga. Mi veniva in mente Marsilio Ficino, che il secolo dopo, nel 1478, scrive Il consiglio contro la pestilenza e dà dei suggerimenti che sono, si possono leggere in chiave attuale con una aderenza incredibile. Vicino dice: prima cosa, stai lontano dalle persone, e se parli con qualcuno mettiti sempre sopra vento, e se sei sotto vento sei braccia forse sono sei braccia forse sono sufficienti, ma con esattamente con grande attenzione. E poi dice
evita il contatto con persone che abbiano la malattia, ma anche con le cose che loro hanno toccato, perché la sostanza morbifera si attacca al legno, si attacca al ferro, si attacca alle vesti e dà addirittura delle scadenze, cioè sul legno rimane tot, sulle altre sostanze rimane più o meno a lungo. Poi suggerisce di lavare tutto con l'aceto. L'aceto è stata una delle grandi dei grandi precursori della mucchina e dei nostri gel, perché in effetti serviva per disinfettare sia le cose, sia gli ambienti, sia veniva usato come colluttorio. E poi appunto dice: fuggi presto e torna tardi. E questo è il consiglio che lui appunto seguì in prima persona, perché si ritirò nella villa Le Fontanelle sulla collina di Careggi, quella villa che gli era stata donata da Cosimo il Vecchio, e lì trascorre il periodo clou. Le conseguenze di questi momenti di pandemia furono diciamo di questa fuga dalla città, cioè fuggivano anche i medici nel senso i professionisti, tanto che Ficino, che appunto aveva anche questo tipo di competenze, che scrive in volgare per essere compreso da tutti, prende le distanze dalla città. Poi si vede che si pente di questa sua, diciamo, dal punto di vista deontologico non era stato proprio stato un po' pavido, e elargisce questi consigli ai suoi contemporanei. Ma in realtà durante i periodi di pandemia i medici incardinati nel sistema, che erano tutti ovviamente come diceva Massimo di grande di alto lignaggio, si allontanavano tutti. E questo che cosa favoriva? Favoriva delle aperture anche nella professione, per cui i parvenu, coloro che non avevano una tradizione di una famiglia nobile o benestante alle spalle, ma che avrebbero potuto colmare un vuoto professionale, ne approfittavano e quindi si incardinavano in un sistema dal quale sarebbero stati esclusi. Quindi la pandemia ha avuto degli effetti socialmente rilevanti anche da questo punto di vista. Yes, direi proprio così. Mi veniva in mente l'episodio del padre Cardiel, che era un gesuita di origine delle Isole Baleari, un gesuita in una delle 30 missioni del Paraguay, che nel Settecento, ciascuna missione praticamente era una piccola repubblica autonoma di qualche migliaio di abitanti, di villaggi di qualche migliaio di abitanti, e il padre gesuita era il capo indiscusso. E cosa fa lui quando arriva notizia del vaiolo? Quando sa che qualcuno è stato a contatto in un'altra missione, magari a 200 chilometri di distanza, con qualcuno che era ammalato del vaiolo, costruisce delle capanne a debita distanza dal villaggio, ci confina l'ammalato, vede come si evolve, naturalmente dandogli da mangiare eccetera, vede come si evolve la malattia. Se questa malattia si evolve in vero e proprio vaiolo, lo mette in un'altra capanna ancora più lontana e brucia tutto quello che c'era nella prima capanna, in modo da creare una specie di cordone sanitario intorno. Anche qui c'è la fuga, il distanziamento. Si era capito da lungo tempo e ognuno cercava con i suoi mezzi di metterlo in atto. Quindi questo della fuga, del distanziamento eccetera è una costante, e fino a oggi è stata quest'anno è stato l'unico modo effettivamente di difendersi dal contagio. Volevo aggiungere sulla questione della globalizzazione: ho detto che la globalizzazione è, si dice, l'intrusione che noi facciamo nella natura, ci addentriamo, siamo degli intrusi nel sistema biologico della natura, e quindi questo nostro entrare in luoghi che dovrebbero essere non contaminati, diciamo, dalla presenza degli umani, genera naturalmente la vicinanza con nuove
genera la vulnerabilità al salto di specie, di malattie dagli animali agli umani, e quindi è fonte di moltiplicazione, di rischio di insorgere di nuove malattie, di nuove pandemie. Lo si dice di oggi. Io su questo sono molto cauto, perché mai come oggi, tutto sommato, siamo stati distanti dalla natura, ci tentiamo a isolare dalla natura. Pensate voi, in epoca in cui, fino a 50 anni fa o 60-70 anni fa, in cui la maggioranza della popolazione italiana stava in campagna, era contadina, viveva con gli animali, c'aveva gli animali da cortile, c'aveva le bestie, c'aveva i buoi o gli asini che stavano nella stalla contigua all'abitazione, quindi la interazione tra umani e natura e animali era altissima, cioè si andava a caccia, si andava nei pantani, si andava a pescare. Oggi tutto questo avviene molto di meno, e quindi questa nostra intrusione attuale è solo una frazione del tipo di contaminazione che c'era tra umani e natura nei secoli passati. Questo lo volevo dire, perché è un luogo comune di quello che dire: stiamo in qualche modo sfidando la natura, e quindi questa qui ci retribuisce con il castigo, con il castigo della pandemia. Do a Donatella il le cose che ha detto. Sono ricchissime, ricchissime di spunti, citando la missione gesuita e quindi questo bruciare la prima capanna per creare il cordone sanitario. Mi veniva in mente uno spezzone di un film che non so se avete visto, I diari della motocicletta, che è la storia di Ernesto Che Guevara, che attraversa l'America del Sud sul suo Norton Commando. Lui è medico e vuole andare a visitare la colonia di lebbrosi, e quando arriva nella zona dove ci stanno i medici, i lebbrosi non ci sono, perché i lebbrosi sono sull'altra riva del fiume, quindi a distanza di un chilometro, proprio perché il contagio, anche se il morbo di Hansen, la lebbra, non è così altamente contagioso, ma erano relegati in una zona così distante. E in effetti, anche quando parliamo delle teorie che hanno imperversato soprattutto in passato in relazione alle cause di queste grandi malattie, inizialmente erano due posizioni fondamentali: i contagionisti e gli epidemisti. I contagionisti, che pensavano che queste trasmissioni avvenissero per contatto interumano, e quindi avevano ragione. Gli epidemisti, che pensavano fossero dovuti ai miasmi del terreno e quindi ragione non l'avevano. Però, mentre i contagionisti proponevano cordoni sanitari, lazzaretti e tutta una serie di misure che avevano delle ricadute molto negative sull'economia, gli epidemisti cosa dicevano? Per togliere i miasmi bisogna risanare gli abitati, introdurre norme igieniche, quindi giocare sulla prevenzione, altrettanto costosi, ma apparentemente parevano inutili. Invece gli epidemisti, partendo da un concetto sbagliato, davano le soluzioni giuste, quindi erano considerati, se vogliamo, negazionisti, perché negavano la teoria del contagio, ma in realtà toccavano proprio un punto dolente anche dell'organizzazione urbana del passato, cioè la mancanza di quelle regole, del rispetto delle regole igieniche, che invece avrebbe poi caratterizzato anche lo sforzo della sanità pubblica della seconda metà dell'Ottocento. Giusto, così, è proprio così. Ma mi piaceva, a questo punto che abbiamo parlato di storia, avvicinandoci a noi, fare un piccolo confronto tra le conseguenze del Covid dal punto di vista demografico, perché in fondo che cos'è che noi misuriamo? Misuriamo le persone che vengono ospedalizzate come indicatore della gravità della pandemia, e le persone che muoiono soprattutto. Quindi qual è stato il costo comparativo, ammettendo che l'attuale pandemia sia nella fase conclusiva, sperando, diciamo, perlomeno, che la curva dei decessi si sia praticamente esaurita grazie ai vaccini, ma
che differenza c'è tra la spagnola e il Covid? Allora, la spagnola fu una tragedia di un ordine di grandezza più grave di quanto non sia stata la pandemia di Covid. E vi do qualche dato solamente. La spagnola in Italia fa circa nel 1918 e nei primi mesi del 1919 fa quasi 500.000 di morti in una popolazione che aveva, diciamo, 30 milioni meno, 25 milioni meno di quella attuale, quindi un numero triplo o quadruplo dei decessi su una popolazione che era molto più piccola dell'attuale. Ma la spagnola colpiva l'età media delle persone morte per la spagnola era di circa 30 anni, quindi colpiva i giovani. Il Covid, come sapete, colpisce gli anziani, l'età media è di circa 80 anni. E quindi in termini di anni di vita perduti dalle persone che morivano, un giovane colpito che moriva per spagnola perdeva mediamente qualche decennio di vita, perché sarebbe campato fino a 60-70 anni, quella era la speranza di vita dell'epoca. Non altrettanto si può dire per un ottantenne di oggi, perché la vita si sia allungata. Quindi anche da questo punto di vista le differenze sono enormi. E poi la spagnola fece centinaia di migliaia di vedove / vedovi e di orfani, di bambini che rimasero orfani perché i genitori erano molto giovani, quindi bambini in bassa età. Il Covid ha fatto degli orfani sessantenni o cinquantenni, diciamo che tutto sommato è meno tragico che perdere i genitori a 3 o 5 anni. Quindi diciamo l'impatto della spagnola dal punto di vista non solo del numero dei decessi, ma dal punto di vista dell'impatto sociale fu enormemente più grande di quanto non sia stato l'impatto del Covid. Naturalmente noi l'Europa e gran parte del mondo occidentale veniva da 4 anni di guerra, quindi veniva da un trauma che era cominciato nel 1914, trauma tremendo, perché le perdite dovute alla Prima Guerra Mondiale sono state perdite spaventose, e quindi in qualche modo questa catastrofe sanitaria avvenne all'ombra della grandissima catastrofe militare provocata dalla Prima Guerra Mondiale. Questo forse ne occultò l'eco. Se voi scorrete per esempio i giornali, il Corriere della Sera della fine del 1918, dei primi mesi del 1919, non c'è traccia quasi di notizie sull'epidemia, perché c'era la censura. Si dice sì che c'erano dei problemi sanitari, ma non si fa mai accenno ad un'epidemia, e quindi l'eco dal punto di vista di quelli che oggi chiamiamo media fu un eco molto modesta, e questo anche attenuò in qualche modo la memoria di questa catastrofe che fu effettivamente tremenda. Ecco, questo forse ci serve un po' non a minimizzare quello che è successo e quello che ancora purtroppo succederà probabilmente nei continenti dove la vaccinazione è ancora agli inizi, penso soprattutto all'Africa e anche a qualche paese asiatico, ma soprattutto all'Africa. Ma comunque ci dà una prospettiva storica importante. E credo che questo sia importante, perché altrimenti ci facciamo prendere un po' la mano pensiamo che la nostra sia una tragedia che non ha simili nel passato. Beh, ci sono state tragedie molto più gravi 100 anni fa di quelle che abbiamo vissuto noi finora. È singolare questa cosa che giustamente hai detto, cioè il fatto della mortalità delle diverse fasce di età colpite. Che io ho letto almeno due possibili spiegazioni, poi magari mi correggi o integri questa prospettiva. C'è chi sostiene che le persone anziane
diciamo, uscirono relativamente indenni dall'influenza spagnola del 1918, perché erano già venute forse in contatto con il virus e avevano sviluppato una forma di protezione. Altri sostengono invece che diciamo quelle fasce di età colpite così giovani erano quelle particolarmente provate dalla guerra e quindi da altre comorbidità e che furono responsabili della, di questa maggiore incidenza e di questa maggiore mortalità. Non so se tu hai una spiegazione. No, queste diciamo, ho letto anch'io l'ipotesi che gli anziani del 1918-19 avessero avuto diciamo fossero passati attraverso episodi influenzali importanti, ci furono negli anni 90 per esempio dell'Ottocento, e che questi li avesse in qualche modo immunizzati. È una teoria che però ha bisogno di essere convalidata, quindi la buttiamo lì come ipotesi da non buttarsi via, da approfondire. Ricordo anche che dopo la Prima Guerra Mondiale alla chiusura della Prima Guerra Mondiale, non solo i paesi europei erano stremati non solo dalle perdite di guerra, ma erano stremati dalle privazioni. Erano popolazioni spesso malnutrite, erano popolazioni che erano sguarnite dal punto di vista sanitario, perché le risorse delle mediche, infermieristiche, della strumentazione eccetera erano state convogliate verso le aree di guerra, quindi erano state lasciate sguarnite, quella che oggi chiameremo medicina presidi territoriali. I presidi territoriali si erano tremendamente svuotati. Noi ci lamentiamo oggi che i presidi territoriali sono stati svuotati e che quindi bisogna ritornare alla medicina diffusa eccetera eccetera eccetera, cosa verissima, ma rispetto a quello che avvenne 100 anni fa certamente siamo in una condizione molto diversa. E poi naturalmente quello che è il grande salto è il salto tecnologico, e il fatto che straordinario che nel giro di 11 mesi o 10 mesi o quello che è si sia trovato il vaccino. Quindi questo per la spagnola non si trovò il vaccino, non si cercò nemmeno forse. Quindi questa è la grande differenza. Credo che su questo poi si possa anche commentare per quanto riguarda il futuro e come possiamo difenderci in futuro da pandemie, e questo magari verso la chiusura, che poi non è lontanissima del nostro discorso, ci possiamo dire due cose. Intanto giustamente hai toccato questo tasto della vaccinazione, che rimane una delle grandi conquiste della medicina e della prevenzione. Vaccinazione che, come tutti sappiamo, ha una storia relativamente antica, perché siamo nella seconda metà del Settecento quando si tentano i primi esperimenti di vaiolizzazione, quindi di inoculazione di vaiolo umano in altri uomini, e quindi con tutti i rischi connessi anche alla trasmissione di altre malattie. Per questo fallirono gli esperimenti fatti da Targioni Tozzetti all'Ospedale degli Innocenti, per questo anche una certa impostazione conservatrice vide nella vaiolizzazione una pratica da esorcizzare, perché era un'interruzione di un disegno superiore, ma soprattutto perché non aveva risultati. Quindi l'intuizione di Jenner del virus vaccino al posto del vaiolo umano è stata una rivoluzione straordinaria che ha consentito davvero, come sostiene il grandissimo epidemiologo Larry Bryant, la possibilità di non vedere più girando per il mondo le
facce deturpate dal vaiolo, ma nemmeno i cartoncini gialli che servivano per denunciare gli infetti che si nascondevano. E Larry Brilliant sostiene: cioè, io sono una delle persone più fortunate al mondo perché ho visto l'eradicazione del vaiolo 1982, il vaiolo è morto definitivamente, scomparso, è attivo solo in due laboratori negegli Stati Uniti e in Russia. Teneva ben chiusi, sì, che scappino. E soprattutto lui ha visto, dice, uno spera, degli ultimi casi di poliomielite al mondo. Quindi i vaccini credo che siano davvero la risposta anche per il futuro. Posso qui maleducatamente interromperti, perché forse c'avevi ancora... No, dobbiamo ricordare un caso curioso. Il padre Esquini, che era fiorentino, gesuita fiorentino, che nel Settecento, a metà del Settecento, operava in una missione nel Rio Negro, affluente della riva sinistra del Rio delle Amazzoni, siamo nella foresta amazzonica, variolizzò gli indios della sua missione. E ne parla Humboldt, ne parla di questa storia del padre Squini che nel mezzo della foresta amazzonica inocula il vaiolo negli indios. Quindi questa è una cosa interessante. Con quali risultati? Perché chi utilizzò il vaiolo e le coperte imbibite di virus e vaiolo fece per sterminare non si hanno i risultati, ma l'esperimento veniva fatto dalla parte, diciamo, dove arrivavano i portoghesi, quindi alla foce del Rio delle Amazzoni, ma nell'interno della foresta è interessante che fin là fossero arrivate le discussioni e la conoscenza, no? Ma questo era solo un episodio, perché era un padre, un gesuita fiorentino, tra l'altro, di cui si sa pochissimo. Ho cercato qualche notizia, ma non ho trovato quasi nulla. Sì, per il futuro, come difendersi? Allora, qui forse va fatta una piccola premessa. No, negli anni 60, diciamo, dico anni 60, ma del secolo scorso, si è in qualche modo creduto, pensato, che le malattie trasmissibili, le malattie infettive fossero state vinte. Penicillina, eccetera, antibiotici, e così è stato in realtà. Le malattie infettive sono diventate piccola cosa rispetto alle altre malattie non trasmissibili di cui ci si ammala e si muore in quantità. E in qualche modo si è abbassata, possiamo dire, si è abbassata la guardia della scienza sopra la, diciamo, la ricerca e sopra la lotta contro le malattie infettive, e si sono rivolte le armi, i cannoni della scienza verso le malattie degenerative, verso il tumore, l'apparato circolatorio, l'apparato neurovegetativo, eccetera. Non che non si sapesse che le malattie infettive continuavano ad esserci e trasmissibili, perché ogni tanto sorgeva qualcosa, qualche nuova malattia. Pensate alla più grave di tutte, l'Ebola, per esempio. Ebola è una malattia, che si sappia, nuova, una patologia nuova, però è rimasta relativamente limitata e circoscritta. Non si è pensato che potesse sorgere una pandemia, una patologia che diventasse pandemica. Ricordiamoci che la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ci ha messo 2 mesi prima di dichiarare che il Covid era una pandemia. Perché? Per questioni politiche, perché per non spaventare la gente, per non criminalizzare la Cina, eccetera, eccetera. La dichiarazione ufficiale
che si era di fronte a una pandemia, cosa che tutti sapevano, anche le persone del bar. Questa dichiarazione ufficiale viene fatta con ritardo. Ecco, questo è uno dei problemi, è quello di rendere vigilante, rendere sentinella, attrezzata la nostra capacità di sorvegliare la nascita e la prima diffusione delle nuove patologie, per dare tempo a organizzare le difese, quindi non essere più presi alla sprovvista. Esiste un, mi dimentico sempre come si chiama, esiste un European Center for Disease Control, che è un'agenzia della Unione Europea, che però è solo un passacarte, in realtà è solo un osservatorio burocratico che non ha nessuna capacità di intervento, e questo è uno dei temi che viene affrontato, di come rendere operativa un'agenzia di controllo che, per essere tale, ha bisogno di essere internazionale, non solo europea, ma deve essere mondiale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità deve essere potenziata in questo rispetto, cioè essere capace di coordinare, di capire quando insorge una nuova patologia, di cercare subito quali sono le vie per rallentare la diffusione, per organizzarsi, eccetera. Quindi questa della cooperazione internazionale è fondamentale. Vedete quello che è successo, per esempio, con la questione dell'apertura, chiusura dei confini, degli aeroporti, dei viaggi aerei, chi apriva gli aeroporti, chi li chiudeva, chi vietava di andare in Cina, chi vietava di andare in Madagascar. Ok, quindi è stato un caos assoluto. Questo qui può essere certamente migliorata la situazione. Quindi, dal punto di vista scientifico, io credo che non abbiamo bisogno di agenzie supranazionali, perché mi sembra che la collaborazione scientifica funzioni molto bene, senza bisogno. Ci sono praticamente, mi dicevano, 160 o 170 seri centri di ricerca che lavorano sui vaccini nel mondo e che in continuazione si scambiano materiali, si scambiano informazioni. Quindi ecco perché il vaccino è stato trovato subito. Io penso che questa cooperazione sia stata una delle cose più forti. Sicuramente. Io ho anche letto, e sfugge anche a me l'acronimo, che ci sono però delle agenzie anche al di là dell'European Center o dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che però non sono omogeneamente distribuite sul territorio mondiale. Se Ebola è stata circoscritta, è stato anche perché la notizia è arrivata con una velocità tale da consentire l'organizzazione di tutte le misure necessarie, e quindi questa rete è una rete estremamente, estremamente positiva. Tu hai detto due parole che darebbero la possibilità di stare qui chissà quanto, quando hai detto le nuove malattie. Ora, questo sintagma malattia nuova può voler dire davvero tante cose, cioè una malattia che prima non esisteva, è una malattia che i medici non avevano diagnosticato, è una malattia che non era affiorata ma che esisteva, come una delle tante interpretazioni della diffusione dell'HIV. Quindi questa malattia nuova è esattamente, va vista in questo modo. Comunque, sicuramente anche secondo tutta la letteratura internazionale, la collaborazione di più centri di ricerca su uno stesso tema, su una stessa necessità, fornisce la possibilità di un confronto proficuo e più veloce rispetto che a lavorare in maniera autonoma, in maniera indipendente. Queste reti nazionali che si relazionano poi con l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono di una grandissima efficacia, e lo sarebbero forse ancora di più se fossero distribuite in maniera omogenea a livello internazionale, cosa che per tante ragioni non è. Quanto poi ai ritardi con cui è stata dichiarata la pandemia di Covid, anche questo io mi ricordo che lì sul momento le impressioni erano davvero di essere stati catapultati nel 1348, quando la notizia, dicono le fonti, o soprattutto no, questa è quella del 1630, dice, la notizia comincia a girare a bocca piccina, sai, c'è la peste,
c'è il Covid, diventa una chiacchiera quasi da non divulgare. Poi quando i morti sono davvero tanti, allora il governo della città di Firenze suona la campana e l'allarmi, chiude la città e mette le guardie alle porte, e allora impone i passaporti di sanità, impone tutte quelle misure, però così come venivano decretate veniva trovato il modo per eluderle. Quindi però il ritardo per lo sconquasso economico che qualunque pandemia provoca è fisiologico, oserei dire, in questi tipi di contesti. Sì, certo, la moltiplicazione dei centri di osservazione e di controllo diciamo, permetterebbe oggi di non rendere possibile questa lentezza, che è una lentezza anche politica, perché ammettere l'esistenza di un'epidemia certamente sconvolge l'opinione pubblica, può creare paure, fughe, eccetera, e quindi c'è sempre questa da tenere la bilancia tra l'ordine pubblico e quindi mentire un po', celare, o invece avvertire immediatamente con velocità, perché queste sono effettivamente, prima si interviene e meglio è in questi casi. Quindi speriamo che si possano, che effettivamente la lezione serva e che serva proprio una rete mondiale che sia capace di non solo di rilevare, ma anche di agire, di intervenire e avere capacità autonome di intervento. Per quanto riguarda l'Ebola, se non mi sbaglio, lì c'è stata anche una certa colpevolezza da parte dei dirigenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che hanno ritardato all'interno dei paesi la divulgazione della notizia, e c'è stata anche qualche testa che cadde dopo l'esplosione di Ebola, come del resto è in pericolo la riconferma dell'attuale direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è un etiope, che si pensa sia stato, non volesse creare difficoltà alla Cina. Quindi anche la sua rielezione, la sua riconferma è in qualche modo in dubbio per motivi politici. Però vabbè, insomma, questi sono aspetti, certo, relazionati con la pandemia. Sì, io ho questa convinzione che la paura dello sconquasso economico, come è successo adesso, come è successo nel passato, sia una delle spinte maggiori al ritardo informativo, perché in effetti, quando l'abbiamo visto, muore il commercio, muoiono le città, si chiude qualunque tipo di scambio a qualunque livello, quindi è una situazione che spaventa sotto tantissime prospettive, e quindi a maggior ragione la prevenzione e la velocità nel far circolare le informazioni mi sembrerebbe la chiave, una delle misure più efficaci da poter assumere. Bene, tra l'altro posso fare una notazione, certo, così terra terra, se vogliamo. Continuiamo ad avere un bollettino giornaliero che ci dice il numero dei morti per Covid. Ormai sono delle decine, sono tanti, ma ci dimentichiamo che ogni giorno ci sono 2000 decessi nel nostro paese, e non è che noi in futuro cominceremo a pubblicare. Oggi ci sono stati per polmonite 37 decessi, domani ci sono stati per ictus 48 decessi, perché questo crea effettivamente una atmosfera di ansiogena, ecco, che forse a questo punto è inutile, perché le informazioni esistono, si sa dove prenderle, non credo che sia sbagliato, insomma, che occorra metabolizzare a questo punto la presenza di questo che io in un'altra occasione ho chiamato l'ospite inatteso. L'ospite inatteso è ancora qua,
è ancora qua, ci dovremo convivere per un po' di tempo, forse anche nella speranza che come il raffreddore non diventi una malattia, una patologia che ci porta alla tomba. Quindi occorre capire come convivere vivere normalmente convivendo con una nuova patologia. Credo che questa sia la sfida che ci abbiamo, la sfida, si dice sempre di sfide, ma insomma uno dei problemi che dobbiamo risolvere. Quindi, a proposito di sfide, anche questo incontro è una sfida della contemporaneità, quindi mi sembra che come chiusura quella del professor Livi Bacci sia stata particolarmente calzante, assolutamente non premeditata. Anzi, posso dire che avevamo una scaletta che abbiamo disatteso completamente in modo molto così indisciplinato. Per cui adesso facciamo una nuova conferenza seguendo, esatto, la scaletta.